Salve a tutti voi che visitate il mio canale di YouTube Boari994. Boari994, io Boas 94. Sono qui con il mio comunicato per avvisarvi di una mia scelta che ci ho riflettuto un po' e adesso, tra poco, tra qualche giorno, tra qualche settimana, è una scelta che farò. Ovvero quella di creare un nuovo canale, un nuovo account su Blip.tv. Blip.tv praticamente è un sito, non funziona esattamente come YouTube, però comunque è un sito in cui puoi postare video, puoi condividerli con il mondo intero. Ma in questo sito, praticamente, sì, nessuno può farti denuncia per violazione di copyright, veri o falsi che siano. I tuoi video restano lì, non vengono bloccati. Rispetto a quello che può succedere, è già successo su YouTube con me, è successo a me e altri che ci sono su YouTube. Questa scelta la voglio fare, e sono stato spinto da un'altra scelta che ha fatto un YouTube pooper, uno dei più famosi YouTube pooper italiani, Gordon Freak, che in un suo video ha scritto di questo sito BlipTV, e anche lui infatti si è scritto e lì ha caricato tutti i video che erano stati bloccati su YouTube, forse potevano venire bloccati a causa di denunce, a causa di denunce, soprattutto false, da parte di persone che non hanno proprio il diritto di fare questa denuncia, non hanno proprio i diritti autori sul materiale loro. Non facciamo nomi perché gran parte dei YouTube pooper italiani sa chi è. Non facciamo nomi, tanto abbiamo nominata fin troppe volte, ecco. Farò anch'io come Gunner Freak, caricherò su BlipTV attraverso un nuovo mio canale che forse chiamerò Snoopingas e non più Boari994. Ci metterò l'altro un avatar nuovo, vabbè. Caricherò i video che contengono i copyright di altro materiale, contenuti di terze parti, di canzoni, contenuti audiovisivi. Come avete visto infatti sul mio canale ci sono certi video che hanno contenuti bloccati, per esempio la mia parodia di Waka Waka, che in certi paesi non è visibile. Ci sono anche altri video come Pirati dei Caraibi, la parodia di Bire, e questi, ecco. E anche questi hanno più o meno lo stesso problema, insomma. Infatti, sempre sul suo video, Golden Freak aveva scritto che già tempo fa alcuni YouTube pooper americani si erano iscritti a BlipTV. E allora ho detto mi ci metto anch'io, anche se avevo criticato un po' la sua scelta e avevo detto tanto prima o poi quel sito passerà a controlli più severi, ma intanto ne approfitto, non ne approfitto, ecco. Quindi molto probabilmente video come Waka Waka, Pirati dei Canali, ecco, li rimuoverò dal mio canale YouTube, li posterò direttamente su BlipTV. È tutto qui, grazie per la visione. Questo era il mio primo comunicato con la webcam. Ciao a tutti.